Benvenuti da Mac21. Nel video di presentazione 3ds Max 2010 volume 2.1. All'interno di questo Masters studieremo la nuova Futures dedicata al Graphics Modeling Tools che vedete posizionato in verticale in quest'area. All'interno di questo Masters saranno analizzate le metodologie relative ai pannelli del Graphics Modeling Tools in confronto con il Command Panels. Quindi studieremo tutte le nuove funzioni e visualizzeremo quali sono le similitudini tra il Command Panels e il Graphics Modeling Tools. Il Graphics Modeling Tools è molto esteso, anche perché a livello di sottoggetto, come nel Command Panels, presenta una serie di pannelli che mo modificano le loro opzioni in relazione al sottoggetto selezionato. Per questo motivo, questo master si è diviso in diversi capitoli. Nel primo capitolo vedremo che cosa è il pannello Polygons Modelings e come gestire tutte le opzioni del Polygons Modelings e relative similitudini con il Command Panel. Quindi la metodologia di questo Masters è questa: visualizzare i nuovi strumenti e spiegarli nel dettaglio e comparare gli strumenti precedenti con le similitudini che abbiamo già studiato nei Master 6 di 3ds Max 2009, compatibili con la versione 2010. Vedremo che cosa sono le topologie, quindi avremo delle lezioni molto dettagliate per quanto riguarda questa area relativa alle topologie. Vedremo che cosa sono i nuovi Modify Selections e tutte le opzioni inserite all'interno dei Modify Selections. Vedremo che cosa sono le nuove Futures della scheda dei Loops e tutte le possibilità che sono state inserite all'interno di questa nuova versione di 3ds Max, estesa moltissimo per quanto riguarda la selezione e l'editing attraverso le gestioni dei loops. Questo masterclass è suddiviso, uno, in una prima analisi di queste prime schede che vi ho mostrato in relazione al Graphics Modeling Tools, che sono molto dettagliate per quanto riguarda la selezione, e per completare il discorso relativo alla selezione vedremo alcuni pannelli che sono nascosti. Questi pannelli sono i pannelli relativi alla selezione. Alcuni di questi pannelli sono stati inseriti nel Tabs che si chiama Selections per comodità di spazio. Alcuni di questi saranno simili all'interno del Graphics Modeling Tools nella prima area, quindi noi studieremo sia la prima area della selezione della Selections e studieremo tutti gli altri pannelli per quanto riguarda la Selections per completare il discorso relativo alla selezione. Essendo un argomento che può essere applicato sia a progetti di ordine architettonico, come i progetti che abbiamo già visto all'interno del primo master, se noi modificheremo alcune strutture relativi ai files a disposizione, questi tipi di tools sono indicati anche per altre metodologie. Possiamo applicarle benissimo a degli elementi di interiors designs, come queste sedute che io ho creato per voi, per cui sono disponibili per i vostri progetti. Inoltre hanno questa particolarità di rotazione con degli sliders. Vedremo quindi attraverso queste metodologie di esempi come applicare i tools che abbiamo menzionato. Avremo file più semplici e file più complessi. Alcuni files che voi già conoscete saranno utili per studiare le possibilità di intervento e modifica di topologia della struttura architettonica e come evitare alcuni problemi per quanto riguarda l'applicazione di questi nuovi tools di topologia relativa ad esempio agli angoli dove si creano sempre molti artefatti. Vedremo
una sezione dedicata anche all'ambito puramente organico, perché questi tools che noi studieremo insieme sono indicati anche per un tipo di modellazione organica molto estesa all'interno di 3ds Max 2010. Quindi avremo una panoramica abbastanza completa. Io vi ringrazio e vi aspetto per la visualizzazione di questo masterclass. Saluti da Mac21.